grande Giovanni Storti, amici interisti, si apre il mese di novembre. November more. Adesso c'è. Perché? Ancora. Eh sì, November more. Cioè, sai che c'è un calendario difficile adesso. C'è un calendario difficile, ma noi ci siamo allenati bene. Abbiamo preso bene la rincorsa. Mi pare di sì, e no? Quindi secondo me sì, avremo molte soddisfazioni. Allora, so A lot of satisfaction. So che hai seguito, ti ho visto Sassiel Derby del 5-1. Certo. Cos'è che ti è piaciuto di più fino a questo momento e cos'è che ti lascia un po' lì ancora? Allora, mi ha stupito sicuramente il gioco. In positivo? In positivo. Mi sembrava che il gioco gli altri anni fosse un po' troppo lento e prevedibile. Invece adesso ci sono questi sprazzi strepitosi che ti fanno anche divertire. E quindi è divertente, sono stupito dal gioco. Quindi secondo me questo gioco dà una grande soddisfazione. Turam al posto di Lukaku, l'abbiamo appena visto. L'abbiamo appena visto e devo dire che Turam non segna molto, ma fa sponda, fa gioco, fa... No, Turam è stato un grande acquisto. Non ha fatto più rimpiangere sicuramente Lukaku. Tu come l'hai vissuto il ritorno di Lukaku? Eri tra quelli che dovevano, i fischiatori potenziali, che poi hanno proprio, tanto poi i fischi sono arrivati lo stesso, o eri tra quelli dell'indifferenza? No, io ero contento. Cioè volevi fischiare te? No, al contrario. Ero contento che lui tornasse. Ero proprio quasi entusiasta. Poi, vedendo che non praticamente lui non entra mai in forma, e quindi il giocatore è uno che non entra mai in forma. Cioè non hai rimpianti? No, adesso non ho più rimpianti. Però all'inizio sei rimasto un po' lì. All'inizio mi è spiaciuto tantissimo, mi ha fatto soffrire il fatto che sia andato via. Cioè l'ho tanto voluto quando c'era l'idea che tornava, infatti è tornato, e poi però ho sofferto un pelo quando è andato via. E poi adesso basta. Ma Inter Roma, secondo te, lui ha patito un po'? Lui sì. Cioè, era la squadra che era piena di assenze, eccetera, o è lui che ha patito veramente? Tutte e due le cose. Sì. Tutte e due le cose, arrivavano poche palle, lui ha fatto qualche scambio, ma poi ha patito il clima, ha capito che insomma sugli spalti non gli volevano bene. Quando sei in campo e non ti vogliono bene, soffri. Sì, soffri. Facciamo un po', tu che hai fatto teatro, ti è successa mai una situazione di essere accolto in quel modo? No, mai. Allora, fortunatamente no, però sono capitate delle situazioni, diciamo, imbarazzanti, quando magari si improvvisava, e lì soffri. Cioè è come quando la gente non ride, non riesci a... No, è come quando, non la gente non ride, ma è come quando cerchi qualcosa nella mente per far ridere e non ti viene. È un dramma. E lì soffre. E lui sicuramente si è visto così, cercava i movimenti, far vedere che era un fenomeno ancora, però in quella partita lì non è riuscito a dimostrarlo, quindi soffriva, si è visto che soffriva. Rivali più... Allora, tu ti senti candidato alla seconda stella, come tutti noi, sei dell'idea che qua c'erano prima cena e c'erano quelli già, ragazzi, una formalità, sai che sono quelli sei. Certo, ma tu, però, come me, che sei prudente, dici, sì, ho capito, bisogna non sbagliare, però... Non si sa mai, purtroppo, quello che può succedere. Tu vedi i rivali, il rivale che temi di più, sinceramente, quest'anno? Beh, la Juventus, sicuramente. Sì, la Juventus. C'hai l'idea che... Sembra che la Juventus sembra sempre una squadra persa, poi però è una squadra rocciosa, gnocca, è capace appunto di vincere sempre alla fine con qualche colpo di fortuna o anche qualche colpo di genio. Quindi la Juve purtroppo... Sì, tu dici che a primavera siamo lì con il Milan, no? Allora dipende, se il Milan ha il culo di 2 anni fa, sì, allora anche il Milan può essere un problema, però così, vedendo adesso, anche se manca una vita, quindi sì. Ci sono delle squadre che partono male e poi in realtà ti sorprendono, però adesso come adesso sicuramente la Juve mi sembra quella più candidata a romperci le scatole. Senti, dimmi il giocatore... Andiamo in chiusura, il giocatore che deve avere Turam, abbiamo detto, certo. Ma vabbè, Lautaro è
Lautaro non si discute assolutamente. Ma dei nuovi lì, non so, Sommer, il portiere, ti piace? Hai vissuto l'addio portiere, di Onana un po'? Ho vissuto anche lì la sofferenza dell'addio di Onana. Ho sofferto per tutti. C'è Onana, Brozovic, Dzeko, cioè tutta quella gente lì ha fatto soffrire. Che sì, lì. No, è vero. Però voglio dire, devo dire che la squadra, ripeto, non solo si è rinsaldata, ma il gioco adesso è bello, è sorprendente. Ragazzi, se è convinto, cioè, guardate che lui è uno prudente, tu sei uno prudente di solito. Chiamano il prudente. Quindi, cioè, se lo dicevo. Sarà un motivo. Senti, chiudiamo con i programmi, vabbè, Aldo, Giovanni e Giacomo, a parte che adesso ogni tanto vedo che anche voi fate cose, certo. Come si chiamano queste cose? Cioè, niente, cose. Beh, ognuno si prende i suoi spazi. Beh, ma anche i gruppi rock, se ti ricordi, ogni tanto facevano i dischi solisti, no? Però vabbè, l'ultimo film eccezionale, possiamo molto dire. Molto bene, sì, è dato da un Dio. Buon film, è andato molto bene. È stato il primo incasso dell'anno, quindi devo dire che tra l'altro era bellissimo anche quello prima, se ti ricordi, ma era stato funestato dal Covid. Forse era anche più bello, purtroppo è caduto quel periodo. Che ragazzi, lì non è colpa di nessuno. Lì non è colpa di nessuno. Giova, però, prossimo, adesso cosa state facendo? State facendo ancora? Ognuno sta facendo un po' le sue cose e abbiamo arrivato all'idea per un prossimo film, però per ora c'è solo l'idea. Ma in tre? In tre, sempre il tre, sì. Senti, ma una cosa che ti volevo chiedere, e poi chiudiamo, ma l'idea oggi di ritornare a fare le cose tipo Take Kill, Ted Un in teatro, così, secondo te non è più tempo? Cioè il pubblico è cambiato, dici che non funzionerebbe? L'abbiamo già fatto, quando abbiamo fatto i 25 anni, nel 2016, per cui secondo me... so che è passato tempo. Si potrebbe rifare, ma non c'è più la voglia di fare qualcosa. No, cioè, c'è un tempo un po' per tutte le cose. E questa è una quel tempo lì è passato. E ci sono anche i calciatori che ogni tanto non lo capiscono che il tempo passa, ci giusto? Ci sono anche i calciatori che non capiscono che il tempo passa. Vabbè, Giova, niente, mi ha fatto piacere fare questa chiacchierata. Grazie. Sarai sempre presente? Spesso, San Siro TV? Spesso sarò presente. Vabbè, certo. Possiamo raccontare che la partita che sei impazzito quest'anno, dico, il derby. Il derby, insomma. Derby, no, perché secondo me non ce ne rendiamo bene conto di sta cosa qua. No? Certo. Vabbè, comunque, seconda stella possiamo dirlo, sei scaramantico tu. Non sono scaramantico, basta, non lo direi. Vabbè, però ci sono delle buone prospettive. Vabbè, grazie, grande Giova. Ciao, a presto, viva l'Inter, ragazzi. Ciao, viva l'Inter. Sempre.